stiamo andando a incontrare Mirko Vucinic. Mirko Vucinic ha smesso di giocare praticamente ieri, quindi vi dico grosso modo che ha fatto la storia del Lecce e ha vinto i primi tre scudetti dell'attuale era, diciamo, della nuova Juventus. I primi tre con Conte li ha vinti lui, poi vabbè, ha giocato nella Roma, ha chiuso la carriera all'Al Jazeera e oggi lo incontreremo dove? Naturalmente qui a Lecce. Pronti? Tipo, guarda, apriamo tutto, almeno ci abbiamo anche la luce naturale. Che quality, oh. Non si frigge con l'acqua. Signore e signori, Mirko Vucinic. Mirko, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Come stai? Alla grande, un po' caldo. No, ti vedo, a parte ora, a parte anche tu, dovrebbe partire tutto l'aria condizionata. Però ti vedo in formissima. Con la pancia da... Ma che da pancia? Questa è pancia, questa è pancia. Viene a giocare a Firenze, alla Fiorentina? No, basta, non calcio più. Basta, non giochi più? No. Ti chiami il Lecce, che fai, non ci vai? No, basta, perché sto male con il ginocchio, quindi... Vabbè, una decina di partite l'anno, non te le fai. No, ma non ne vale la pena. Senti, a me la cosa che mi fa impazzire, Mirko, è che tu parli salentino benissimo. Stando qua tanto tempo... Ormai ho imparato, sì. De qua i sintiti. De qua, di qua. Senti, una cosa che ti accomuna, perché partiamo dalle tue origini qua, di quando sei arrivato nel 2000, era 2000-2001. Sì, giusto? 2000, sì, 2000. Una cosa che ti accomuna con due giocatori di qua, uno è Pasquale Bruno, l'altro è Javier Chovanton, è che tra tutti avete accumulato diverse giornate di squalifica, ma tu hai battuto tutti i record. Perché tu le giornate di squalifica le hai prese in primavera, nemmeno in Serie A, in Serie B, in primavera. Che cosa hai combinato? Non diciamo perché. Perché mi vergogno, veramente. Cosa è successo? Avevo preso sei mesi che poi mi hanno ridotto a 4 mesi. 6 mesi di squalifica? Cioè, te arrivi, era il primo anno, giusto? Sì, il primo anno. E scendi in campo. Scendo in campo, poi un fallo, non fallo, un rigore, non rigore. E poi arbitro mi ha espulso e poi alla fine partita ho sgridato arbitro. Hai sgridato per essere, diciamo, tranquilli. Sei già andato anche forse oltre? No, no, che poi molto quella... oltre, molto. Ecco, quello era un Lecce favoloso, avete vinto due scudetti di fila. Sì, sì. Chi c'era con te in quel Lecce? C'era Conno, c'era Ledesma, c'era Bocino. Tutti lì eravamo una squadra molto, molto forte. Cavolo, si parla primi anni 2000 e poi dopo esordio in Serie A. Sì. Esordio in Serie A, il tuo primo allenatore chi è stato a Lecce? Cavasini. Alberto Cavasini. Alberto Cavasini. Ad oggi, se dovessi dire il tuo allenatore migliore, quello che ti ha lasciato un segno, chi potrebbe essere? Guarda, tutti quanti in un modo o nell'altro. Però diciamo che grazie... Non essere troppo diplomatico. No, no, però grazie a Zeman comunque mi ha fatto conoscere a tutta Italia, a tutto il mondo. Lecce ha segnato 19 gol, poi Lecce volava. Te ad oggi detieni il record di gol nel Lecce? No, io e Sheva insieme. In un campionato solo? Sì, sì. Te però in totale forse? Forse sì, però in Serie A io e Sheva, io 19. Lui l'anno prima, sì, te, sì, allora, sì. Quindi non si è goduto nemmeno il record che subito te l'ha battuto. Quindi Lecce stratosferico, Lecce fantastico e poi arriva la chiamata della Roma. Della Roma, tutto nuovo, tutto diverso. Aspetta, però te lì hai titubato, hai detto che faccio, vado, non vado, c'erano altre squadre che ti volevano. Sì, ma poi la Roma comunque è una città molto bella e poi è una squadra importante. Poi sono arrivato e facevamo sempre secondi, perché all'epoca c'era l'Inter che era stratosferica. Davvero l'Inter del tripletto, sì, no? A quegli anni lì. Secondo me se non c'era quell'Inter almeno uno o due scudetti, sì, ma sicuro li avresti vinti. Sicuro. E te hai giocato con Totti. Ad oggi si può definire il giocatore più forte con cui ti hai giocato o ci sono stati altri che... No, diciamo che è un campione, non è che volevo dire io, è un fenomeno. Ho giocato anche, a me mi è piaciuto molto Adriano, perché comunque Adriano brasiliano. Sì. Non sei il primo che me lo dice di Adriano. Nonostante è arrivato, cioè, c'aveva qualche...
neanche chi l'ha detto in più. Ah, cioè, è vero, perché per sei mesi ci ho giocato, quanto ti ho giocato? Però nonostante quello era imbarazzante, perché non so quanti con quelli, quel chili in più, quanti potevano giocare come ha giocato lui, perché vedevi, faceva la differenza. E lui ti ha impressionato, quindi c'è anche un po' di rammarico, perché dici, cavolo, uno così con queste doti, che però... Ma proprio il tocco di palla, come c'aveva lui, non l'ho mai visto nessuno, cioè almeno con quel che mi sono allenato. E scusa, e invece te hai avuto Totti, con chi hai giocato poi nella Roma di Gross, diciamo? Beh, c'era De Rossi, Totti, De Rossi, è chiaro. C'era Julie, perché? Simpaticone. Ah, ecco, per questo me lo stai nominando. E senti, e negli spogliatoi com'era lì la situazione? Il clima com'era? È vero che Totti si cambiava in un altro spogliatoio? No. Era con voi? Sempre. Com'era? Era compagnone? Quando c'era da cazziare, cazziava? Si faceva sentire? Diciamo che era il capitano, nel vero significato di capitano. Che comunque a volte drammatizzava, quando c'era da sdrammatizzare, a volte alzava voce, quando doveva alzare voce. E d'altronde non sarebbe capitano tutto sto tempo, no? Te ti sei mai scontrato lì alla Roma? Hai avuto mai qualche diverbio, diciamo così? Ma diverbi ci stanno. Ci stanno nella famiglia, figure. Dopo sei mesi di squalifica, dici, figure se non ho un diverbio. No, ma da lì mi sono un po' calmato, diciamo che mi sono un po' calmato. A Roma, diciamo, hai posato l'ascia, diciamo. Sì, diciamo di sì. E poi cosa succede? Arriva la Juve. Perché comunque dovevo cambiare, perché sono stato 5 anni a Roma e poi ho dovuto cambiare perché per nuovi stimoli. Ti cercavano altre squadre? Avevi altre offerte? Sì, c'avevo. A quell'epoca parlavo con Deschamps, che lui stava, se non sbaglio, a Marseille. Quindi in Francia? Saresti andato in Francia? Ma sai, quando è arrivata la cosa della Juve non ci ho pensato. Priorità Juventus. E te lì hai iniziato quel ciclo che ancora continua, perché te hai vinto il primo scudetto di questa serie che sta durando ormai da 7 anni. Sì. Com'era? Quel primo scudetto l'avete? Perché lì molti raccontano di Conte, che è stato l'artefice principale di quello scudetto. Ma sicuramente, però se non c'hai giocatori non vinci. Cioè, può essere bravo quanto vuoi, ma senza giocatori non vinci. Quello era un bello spogliatoio. Sì, ma e secondo me quella forza l'hanno trasmessa anno dopo anno. E poi è il più difficile, scudetto, perché comunque mancava da 7 anni. Comunque c'avevi Milan che era forte, Milan di Ibrahimovic. È vero, tu tra l'altro accettasti di andare alla Juve nonostante venisse da stagioni comunque proprio al top. Cioè la Roma andava molto meglio della Juve in quegli anni. Sì, sicuramente, perché la Juve faceva settimo posto. Esatto, voi andavate sempre secondi, terzi, comunque eravate al top. No, noi stavamo messi bene. Quindi hai rischiato in quella decisione? Ma bisogna sempre rischiare, almeno io sono fatto così. Però ne è valsa la pena, perché ne valsa la pena, sì, ho vinto tre scudetti di fila e quel primo scudetto, perché ti ripeto, nessuno l'aspettava e nemmeno noi, però dopo 3 mesi abbiamo capito che eravamo forti, che ce la potevamo fare. In quello spogliatoio lì, invece, in quella squadra lì, chi è che ti ha impressionato? Che ha detto, cavolo, guarda che roba. Come no, ma Buffon. Sì, eh? Sì, ma come uomo, come professionista, come tutto. C'era Pirlo anche? Sì, c'era Pirlo, c'era Vidal, c'era Del Piero. Sì, Del Piero. Pogba? E a parte Buffon, chi è che di quella Juve lì? Vabbè, Pirlo anche, perché comunque... Pirlo, quanti palloni, quanti gol ti ha fatto fare Pirlo? Tanti, è un professore, in mezzo al campo. Ecco, molti dicono di Pirlo che sia silenzioso, cioè nel senso... No, silenzioso. Esatto, no, in verità è un cazzone. Forse può sembrare, però molto simpatico, molto, molto divertente. Ecco. Senti Mirko, il gol più importante invece, quello che secondo te... La gente ti potrà ricordare, mi temo, sia alla Roma, sia a Lecce, sia alla Juve, per questi, diciamo, per queste tre squadre che sono le più importanti per te, dai. Vabbè, a Lecce, secondo me, quello abbiamo giocato a Cosenza, abbiamo vinto 2-1, ho fatto una doppietta perché comunque ci serviva per salire là. E invece alla Roma, purtroppo, non so quale sceglierei, perché
c'era. Ne ho fatti tanti. Sì, ne ho fatti tanti, ma c'era. Ma c'era uno che poteva essere proprio importante in Catania, che noi eravamo. Vincevamo scudetto per mezzo, per mancava mezz'ora alla fine. E poi Ibrahimovic ha segnato contro Pavolo. E quindi quel gol. C'era uno scudetto a Roma, me ne faccio tutto. Sì. Senti, invece adesso è arrivato. Invece alla Juve ho fatto gol scudetto, ecco. Esatto. Primo anno, l'anno più bello, perché comunque, come ho detto prima, è vero. Non se l'aspettava nessuno. Bravo. Quindi avete sorpreso tutti. Sorpreso tutti, ma anche noi stessi. E ce lo siamo goduti. E invece ho visto, io ti seguo su Instagram. Ho visto che porti i tuoi bambini in giro, l'hai portati anche alla Juventus, sì, sono fatti sì. La foto con Dybala. Sì, erano pazzi di Dybala, sono ancora pazzi. E di suo babbo, del suo papà cosa dicono? No, vabbè, non ma ti hanno visto piccolo, però, piccolo si ricorda poco, quasi niente. Invece grande un po' mi ha vissuto quando giocavo. E mi hanno vissuto lì a Abu Dhabi quando ho giocato con Al Jazeera. E adesso quando stiamo a casa lì hai fatto uno sfracere di gol, sì. Capocannoniere lì, sì, lì primo anno ho vinto tutto, poi secondo purtroppo mi sono infortunato di ginocchio. Che esperienza è stata? Bellissima. Sei stato bene, tranquillo, ti sei rilassato? Ma senza pensieri, perché comunque non c'era né pressione, non c'era né giornale, niente. Tieni conto, una volta dovevamo andare a fare la partita. Andavamo con pullman, perché comunque un'ora e mezzo di pullman. Ogni volta per andare allo stadio? Sì, non allo stadio, per andare fuori casa giocavamo. Ah, in trasferta, in trasferta. In pratica in mezzo a pullman c'erano due borsoni enormi. E lì per lì prima volta non sapevo cos'era, forse ho pensato che era le magliette, non lo so. Il magazziniere. Magazziniere, non so, non so. E partiamo dopo 5 minuti. Vedo uscire da quelle due borsoni enormi. Vedo uscire le patatine, Coca-Cola, ma le torte. Ma non hai idea cosa c'era. Ma non hai idea cosa c'era. Te quando hai visto sta roba? Ho mangiato. Ah, non hai che detto devi dare l'esempio, devi far vedere. Ah, te le sei fottute qui. No, ma non hai idea. No, vabbè, fantastico. Una cosa bellissima. Però in tanti comunque hanno fatto questa esperienza di andare a giocare lì. Sì, ma là, guarda, la vita è una cosa spettacolare. Ma però i punti di vista. Hai scelto di tornare qui. Sì, sono scelto di tornare qui perché comunque qua ho vissuto anni più belli. Comunque quando ero giovane, da 18 a 23 anni ho vissuto qua. Quindi qua giravo, uscivo. E poi ormai tutti amici, Salentino, sì, Salentino in tutti i sensi. Ora voi non lo sapete, ma ci siamo incontrati in un bar ed era bello, cioè sembrava veramente, cioè, che tu fossi Mirko Vuciniccio, ecco, sì. Nemmeno Mirko Vucinic, cioè proprio di qua. Vucinic. Aspetta, ma è vero che a proposito, dopo quella squalifica di 6 mesi ti misero a lavorare in sede? No, lavorare no. È una leggenda? No, leggenda no, perché comunque non andavo a scuola, quindi mi hanno detto che andavo dalle 10 fino alle 12. Però ero molto caldo, ma tutti quelli sanno come sono fatto, quindi non è che sapevano loro come comportarsi con me. Comunque. Senti, ora che fai? Come ti vedi il tuo futuro? Sempre ora, nel mondo del calcio? Ora sto cercando di prendere patentino. Penso un allenatore. Sì, penso che a dicembre avrò patentino A. E poi fra un anno farò il pro e poi si vede. Nel frattempo gioco golf, insomma. Ah, bello! Ah, qui ci sono dei campi a Caglia, sì, cioè dei posti bellissimi. Sì, molto bello, molto bello. Ma vuoi allenare Serie A team grossi oppure ti piace l'idea di lavorare con i giovani? Io non lo so, perché comunque non sai come andrà. Intanto prenderò sto patentino, poi si vedrà. Poi tutti vorrebbero allenare il team grossi. Immediatamente. Certo. Però si vedrà.
Senti, giochicchi ancora qualche ora? No, ogni tanto. Sì, però giochicchio con i miei figli. Perché rompono le palle in una maniera clamorosa. Quasi quanto me, quasi. No, quanto ma me. Non hai idea. No, ma tu sei oro come sono loro. Perché guarda, vogliono giocare sempre a calcio? Ma sempre, sempre. Ma uno dei due è portato? Cioè, diciamo, lo vedi, li vedi un futuro da calcio? No, ma non li guardo così, perché comunque perché io ho assistito tante volte dei padri con i figli che tutti parlano che i loro figli sono fenomeni. Io di miei figli non parlo, l'importante è che loro si divertono, che giocano, poi portati o no, non... l'importante è che sono felici, poi portati o no, se vogliono giocano, se non vogliono si divertono. Basta, l'importante è divertirsi. Due domande ti devo fare. Dimmi. La prima, quando sei andato via dalla Juve stavi andando all'Inter? No, lasciamo bene. Ci saresti andato? Domanda di riserva. Ci saresti andato o no? Ma poi è saltato tutto. Poi. Però ti avrebbe fatto piacere giocare in un'altra grande squadra. Ma sicuramente, Roma. Sicuramente, perché comunque è inutile dire che l'Inter è una grande squadra. Però perché è saltato non me lo dici? No, non si dicono le cose. Mirko, io ti ringrazio. Sei grazie stato a te. Sei stato perfetto. Mai più, eh. Grande, aspetta, ci facciamo una foto. Fantastico. Allora, vieni qua. Mai più. Ciao, grande. Bello. Oh Mirko, grazie mille. Oh, poi davvero. Ci sentiamo. Assolutamente. Ciao. Mitico bomberone Fabrizio Miccoli. Come stai? Buongiorno, bene, grazie. Ti sono venuto a rubare proprio mentre stai in vacanza. Perché sei in un resort, in un villaggio bellissimo, cavolo. Mitico Francesco Moriero. Buongiorno. Buongiorno a te. Apriamo anche il tettino, il tettuccio. Facciamo vedere il sole. Tutto Salento, luce. Siamo nell'Usalento, questa è casa tua. Pronti, eccolo qua. Buongiorno. Ciao Javier, come stai? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Ragazzi, siamo a Lecce. Fa un po' caldo, eh? Il vero bomber. Ex bomber. Che ex bomber, Javier? L'anno scorso hai giocato nel Parabita, squadra nel Parabita. Salentina. In tre partite hai fatto 86 gol. Sei sempre nelle mate qua, no? Devi. Anzi, poi dopo parliamo anche di mate, perché mi devi suggerire un posto dove prendere sia la bombetta che... Prendi un aereo, ti fai 24 ore aereo, e vai e lo prendi. È conveniente anche. E ti costa meno. Partendo dall'inizio però, perché ti hanno sempre chiamato il Romario del Salento? Considerando che te sei fan sfegatato di un certo Diego Armando Maradona. Sì, diciamo che Maradona per me è sempre stato il giocatore d'eccellenza, quello che... Al contrario di altri che ho incontrato in questa mia permanenza salentina, tu sei nato, cresciuto e vissuto qui a Lecce. Sì, io mi reputo una bandiera del Lecce. Divento giocatore proprio per diventare giocatore del Lecce. Ho aperto tantissime cose che col senno di poi all'inizio rimasi un po' così. Se ti dico come sono arrivato vestito, arrivo io che in un topolino praticamente 1,60. E mi cercava per tutto San Fernando. Tu stai lo piccino. Alla fine mi trova in un campetto, mi fa vieni subito, sali, dai, dobbiamo andare all'Hotel delle Palme perché sei stato convocato per la partita. Ho avuto tantissimi allenatori, Delio Rossi, Ballardini, Zenga, Guidolin, Mano, Gasperini. È il mister della panchina. Oh ragazzi, svegliate! Vedi che iniziano a 10 minuti sta partita. Adesso me lo ricordo ancora. Arrivo a Cavalese con il vestito dopo 28 ore d'aereo. Mi guardavano e dicevano dove andai, magari dove arriva con l'infradito, pantaloncino corto. No, vestito male, cioè avevamo cominciato male proprio. Messo la maschera di respiro, esatto. Anche poi quello però l'avevi programmato. Veniva munito, sì. Cioè lì ti eri messo d'accordo. C'avevo il fisioterapista mio dietro la porta. Allora niente, scatta la molla. Dico vabbè, che facciamo finta che stai giocando sulla spiaggia con gli amici.
E da lì sono partito, perché ci fu poi un episodio che poi a Lecce è una leggenda, dove io comunque sia cerco di fare il tunnel a Cabrini. Cabrini veniva da un infortunio importante, mi prende per capelli per dire no ragazzi, non ma che fai, non ti permettere. Da lì Mazzoni entrò in campo, Smargiassi che purtroppo non c'è più, il dottor Palaia entrarono in campo, la gente diventò una borgia quel campo. Stato a Cavalese con questo vestito, con la camicia, un disastro. Tutto sudato magari. Sì, tutto, volevo morire. Mia, sempre le dico, Ciaco, meno male che sei venuto, perché sennò altrimenti io me ne tornavo. Aspetta, perché ti devo far vedere un video di un tuo amico. Eccolo qui. Senti cosa dice Rigano. Oh, e Miccoli invece io non libro. Io e Mico non lo leggiamo neanche se abbiamo 15 ore a disposizione un libro. E Miccoli com'era? Anche perché Miccoli non sa leggere, ragazzi. No. Ciao Fabri! Che bastardo. Eccoci qua, signore e signori, ladies and gentlemen, Pedro Pablo Pasculli. Ah, buonasera, buonasera a tutti. Dico Pasquale Bruno. Pasquale, non distruggere niente, no, perché te sei pericoloso. Guarda, mi sto anche legando. Esatto. Questa è l'esperienza in Inghilterra, Scozia. Ah, dai. Sì? Perché in Italia sono prima metti quella no, in Italia, bravo. Noi siamo italiani, troviamo sempre, no? Escogitiamo sempre. Gli scamotaggi. Bravo. Pedro, per me è un onore, un privilegio averti in macchina, perché tu non so se lo sai, ma le mie origini sono salentine, e quindi io sono cresciuto con te e Barbas. Tu sei in Italia dall'85-86. Sì, praticamente prima del mondiale. Come diceva Dino Zoff, il grande Dino, tu sei un grande difensore, hai buoni piedi, ottima tecnica, però ti piace menare la gente. Vedi tu cosa vuoi fare. O menare o giocare. Però io non seguivo questo consiglio e quindi menavo. Stiamo passando adesso proprio davanti sotto via del mare, la curva dei tifosi. Sì, ho fatto quanti gol, tante gioie, tantissime. Io penso che è una delle curve più belle che la gente, per questo dopo tanti anni, dopo tanti anni ancora ci amano. Barbas e Pasculli siamo rimasti nel cuore dei tifosi. Io, ma te ne accorgi? No, non mi accorgo. Mi accorgo quando Marchegiani lo spinge. Gli ho detto, ti distruggo. Adesso ti faccio finire la carriera. Stasera tu finisci di giocare a calcio, gli ho detto. Ian Rush, il mio migliore amico. Ah sì? Sì. Il gallese. No? Il capocannoniere della storia di tutti i tempi del Liverpool. Ian Rush, miglior amico, senza parlare inglese. Quindi come comunicavamo? Con la birra.